Convegno che stanno in due tappe. La prima tappa, quella di oggi, è quella in cui viene presentato il compito a casa, tema che è il piano pastorale diocesano contenuto nella lettera pastorale. Poi possiamo parlare di un convegno diffuso, nel senso che quanto vi presento questa sera, quanto poi è contenuto nelle schede che saranno segnate, deve essere oggetto di approfondimento nelle assemblee parrocchiali. La novità è questa, che il convegno non si esaurisce questa mezza giornata o anche una giornata intera, ma si estende per tutto il tempo, cioè ottobre e anche una parte della metà, almeno del mese di novembre, in modo che quando si arriva alla celebrazione sappiamo che cosa ci vediamo e sappiamo qual è il nostro impegno che ci deve occupare lungo tutto quanto l'anno. Questo dunque è un po' il modo con cui si svolge questo convegno diocesano. Il tema della lettera pastorale è a tempo indeterminato, concetto oggi che purtroppo è molto così, molto chiaro, anche perché si parla continuamente di contratti a tempo determinato, contratti a tempo indeterminato. L'idea fondamentale è un impegno che deve essere non occasionale, impegno direi che tocca un po' il modo con cui uno viene la sua vita. Partiamo allora da qual è il punto di partenza. È la realtà che noi stiamo vivendo, cioè la dimensione del credo che è sotto gli occhi di tutti. Come viverla? Non come un problema, ma come una risorsa. Risorsa in che senso? È un'occasione per cui noi oggi siamo chiamati a scegliere per necessità quello che ieri dovevamo scegliere liberamente come modo di strategia, se vogliamo, pastorale. Ebbene, passare da questo regime, la parola è molto un regime, ma adesso che esprima per l'idea, da un regime collaborazione passiva a un regime di corresponsabilità attiva, che significa che allora tutti si deve diventare non oggetto di pastorale, ma soggetto di pastorale. Cioè, la comunità ecclesiale è chiamata a essere soggetto di pastorale e non esecutore, una parrocchia che esegue rassegnatamente le decisioni o del credo o di qualche piccolo gruppo autoreferenziale. Quindi è giunto il momento di passare dalla comunità oggetto della pastorale a una comunità soggetto della medesima, soprattutto attraverso quelli che sono stati continuamente richiamati organismi di partecipazione, cioè consiglio pastorale parrocchiale e consiglio per gli affari economici. Sono questi gli organismi che devono essere presenti in tutte le parrocchie, che devono essere anche operanti, non solamente devono esistere sulla carta, ma devono essere operanti veramente in tutta quanta la loro efficienza e capacità. Questo dunque è il punto di partenza. Occorre cambiare stile di presenza, stile di lavoro all'interno della comunità e occorre avere una forma nuova di collaborazione. Per attuare la collaborazione tra sacerdoti e fedeli laici con uno spirito giusto,
ritengo molto valida e con l'immagine biblica della vigna del Signore. Immagini, le immagini utilizzate per parlare della Chiesa sono tante, nella Sacra Scrittura e anche negli scritti di teologia pastorale. Sapete qual è quella preferita di Papa Francesco? Ospedale da campo. E questa ovviamente indica una determinata priorità. Noi prendiamo questa immagine perché? Perché si capisce chi è veramente il padrone della vigna, io che guida la vita della Chiesa, e come devono all'interno di questa vigna lavorare gli operai. Quindi precisare chi è il padrone, ma chi sono e anche come devono lavorare gli operai. I testi di riferimento per questa immagine sono fondamentalmente due: quello che abbiamo ascoltato questa sera, Matteo 20, 16, cioè la parabola, questa parabola della vigna, e poi il testo di Isaia, dove c'è un richiamo a coltivare la vigna che il Signore ha piantato nella nostra vita.